Parma Partenopea sta preparando una particolare coreografia per lo stadio Tardini, abbiamo mostrato pochi istanti fa parte di questa coreografia realizzata con materiale ignifugo particolare che è stato anche particolarmente apprezzato dalle forze dell'ordine, da coloro che hanno autorizzato questa particolare colorazione del Tardini. Noi siamo con Stefano Cavallo, che avevamo già conosciuto in occasione della partita di andata di Parma Partenopea naturalmente. Allora, cosa state preparando per questo grande happening dell'ora di pranzo, questo mezzogiorno di fuoco? Allora, innanzitutto buonasera. Tra virgolette un po' una partita di casa per noi, quindi stiamo organizzando una coreografia che non vi sveliamo tutta perché vogliamo che sia anche un po' una sorpresa, però vi diciamo insomma che abbiamo intenzione di colorare tutto il settore ospiti, settore in cui noi ci recheremo come club, d'azzurro. Certo, e qui appunto abbiamo visto con questo materiale particolare, insomma, dimostrazione... Sì, sembra, a prima vista sembrano dei cartoncini, in realtà è un materiale particolare... studiato appositamente per poter essere introdotto negli stadi, ignifugo, quindi non può prendere fuoco, per la sicurezza e quant'altro, insomma noi ci teniamo sempre insomma a studiare come si deve le cose. Ho capito, ma qui alle spalle invece vedo un Vesuvio un po' capovolto, cioè com'è questa situazione? Perché mi sembra tutto un po' sottosopra, tutto sommato, no? Tutto un po' sottosopra, no? Cioè, vogliamo spiegare dove siamo, cosa sta per succedere? Allora, diciamo, è un progetto che stiamo coltivando già da diverso tempo, finalmente questo progetto sta per vedere la luce, sottosopra il nome di un circolo, di un circolo che ci ospiterà noi e la nostra sede, con cui ci sarà una forte sinergia, e finalmente insomma questa è quella che noi definiamo la nostra seconda casa qui a Parma. Certo, quindi la nuova sede ufficiale di questo Parma Partenopea, esatto. Vero? L'associazione che è nata un anno fa, proprio in occasione del precedente. Noi ci siamo riuniti a un certo punto in occasione del precedente Parma Napoli. Certo. Eravamo in pochi, siamo cresciuti tanto, siamo circa 200 soci, quindi insomma nel giro di un anno insomma, cioè, siamo orgogliosi del risultato che siamo riusciti a raggiungere. Ed è bello insomma perché vediamo che siamo apprezzati. E diciamo abbiamo studiato un pochino come poter crescere ancora, diciamo la sede è un'evoluzione naturale, certo. Quindi facciamo anche un giro panoramico, facciamo vedere che ci sono i lavori in corso ancora, però insomma il Vesuvio non poteva mancare, decisamente capovolto come dicevamo appunto perché è sotto sopra, però mi segnalavano anche prima questa Italia capovolta. Simbolo di sottosopra, vogliamo un po' spiegare, era un'idea sua forse, no? Sorta di... Ricordaci intanto il nome e cognome, anche se c'era... Francesco Allotti, sono vicepresidente. È una sorta di... deriva dal nome, sottosopra, cioè l'Italia all'inverso, con il sud diciamo pointato verso il nord. Ho capito, insomma tutto un po' sottosopra, tutto un po' in tema. E voi insomma vi state dando da fare per la costruzione di questa nuova sede, anche perché l'inaugurazione sarà proprio in occasione della partita, avete scelto questa data proprio significativa io direi. Certo, no? Certo, anche perché come diceva Stefano, questa sarà la seconda casa di tutti i campani di Parma, a prescindere dallo sport, dal calcio, quindi... li invitiamo coloro che ci stanno vedendo a venire sabato alle 8 alle 20 qui in sede, quindi sabato alle 20 inaugurazione ufficiale, ecco, possiamo dire ci teniamo a specificare una cosa. Sì. Questo club e questa associazione, ma anche la nostra sede, non è riservata ai soli campani. Certo. È aperta innanzitutto a tutti, in particolar modo ovviamente a chi è tifoso del Napoli, ma quello è scontato, però è veramente aperto a tutti e chiunque ci volesse venire a trovare, al di là della fede calcistica, sarà sicuramente ben accetto qui da noi. Infatti ricordo che quando ci eravamo conosciuti in occasione della partita d'andata avevate anche accolto il risultato con grande sportività. Il calcio è comunque un gioco, certo. È chiaro, a tutti piace vincere. La partita d'andata purtroppo non è andata così, però va bene, speriamo di rifarci, però sì. A noi piacerebbe avere anche delle sinergie con quelli che sono i tifosi organizzati del Parma, per creare un clima di gioia e di festa quando c'è la partita, cioè noi vogliamo che lo sport sia anche un momento di aggregazione, di unione, di sfottò anche perché insomma certo, è bello, del calcio però poi finisce lì, basta, si beve una birra insieme. Certo. Ecco, e naturalmente avete dato tutti quanti un po' una mano, circa 200 persone mi dicevi che sono facenti parte degli effettivi del vostro club, e praticamente avete un po', come dire, riattato questo
locale, diciamo, no? Cosa c'era prima? Allora, intanto diamo come riferimento questo aereo e non solo... Esatto, innanzitutto allora, spieghiamo dove si trova, dove siamo, altrimenti... Esatto. Dunque, noi siamo nell'area dell'ex Salamini, alle spalle, grosso modo, come riferimento di Pittarello. Qui siamo praticamente dove giù in basso rispetto a dove c'era il Crazy Bull una volta, adesso si chiama Jukebox, trovate un grosso aereo sul tetto, quindi insomma abbastanza visibile. Sì, dovete illuminarlo un po' però, metteteci un po' arrivando piano a fare un insegne e quant'altro. E non c'è il nostro faretto. Perfetto. Quindi, Piano piano stiamo lavorando, appunto, come si diceva, è ancora tutto work in progress, certo. Per usare un'espressione cara al nostro presidente, e speriamo che nel giro di qualche giorno sarà tutto finito, insomma, saremo pronti all'evento, alla gran serata. Va bene, allora speriamo di giocare in anticipo la partita qui, invitiamo qualche tifoso del Parma se vuole venire. Volentieri, ripeto, chiunque vuol venire, ci fa piacere, anche se è tifoso del Parma... ci sarà spottone la serata, però sempre in maniera goliardica, mai cattiva, mai offensiva, mai cattiva, insomma. Quindi se volessero venirci a trovare, ben volentieri davvero. Perfetto. Allora, Parma Partenopea è aperta a tutti. A tutti.